il messaggio per i nostri amici musulmani al termine del mese di digiuno del Ramadan, a testimonianza del nostro fiducioso dialogo nell'affermare i nostri comuni valori per fronteggiare insieme le sfide del mondo. È stato nunzio prima a Malta e Slovenia, poi in Turchia e Turkmenistan. Il messaggio, come d'abitudine, inizia col porgere gli auguri più calorosi di pace, tranquillità e gioia nei cuori, nelle case, nei paesi dei destinatari. Questi voti, lo ricorderete, fanno eco a quelli espressi dal Santo Padre all'inizio del Ramadan, durante l'udienza concessa ai diplomatici dei paesi a maggioranza musulmana accreditati presso la Santa Sede e a rappresentanti delle comunità islamiche in Italia. Certamente sapete dell'invio di una lettera aperta al Santo Padre da parte di intellettuali musulmani. Il fatto di aver scelto di non scendere nelle piazze, di non minacciare, di non usare violenza, di non dire non vieni in Turchia, eccetera, questi intellettuali hanno scelto la via del dialogo.